Oggi vi propongo una pratica di restorative yoga. Il restorative yoga è una pratica che induce un rilassamento profondo del corpo e anche un abbassamento, diciamo, dell'attenzione e dell'allarme della mente. Per fare questo dobbiamo ovviamente stare molto molto comodi, anche caldi, quindi cercare un luogo il più possibile idoneo, un angolo della casa, della stanza, un momento per noi. E abbiamo di solito bisogno anche degli strumenti, dei props, che nei centri yoga ovviamente sono specifici, ma possiamo tranquillamente farlo a casa con una coperta. Un paio di cuscini che sono quelli del letto, banalmente, o del divano, e due mattoncini. Se non avete i mattoncini, non c'è nessun problema, potete ovviamente usare due libri oppure anche degli altri cuscini in più per sostenere. Sono tutti strumenti e materiali che servono per rimanere più comodi nelle posizioni. L'importante è avere una sensazione di comodità, quella che per voi, che voi percepite come comodità. Le posizioni si tengono molto a lungo e proprio per questo appunto cerchiamo di non usare né la forza né la resistenza, ma arriviamo all'abbandono. Anche il respiro è un respiro naturale, quindi non usiamo nessun tipo di respirazione yogica o respirazioni specifiche, ma cerchiamo di mantenere però l'attenzione e la consapevolezza al nostro respiro. Per fare questo, incominciamo a sdraiarci e a trovare una posizione comoda. E a respirare. Do qualche minuto di tempo al mio corpo per trovare un'effettiva morbidità. Molto spesso rimaniamo sdraiati, convinti di essere rilassati, ma portiamo tensione, banalmente alle mani piuttosto che al viso, alla pelle del viso, alla zona tra le sopracciglia. Invece cerchiamo proprio di prenderci qualche istante per sentire il sostegno della terra e abbandonarci, respirando. Facciamo un bel inspiro. E quando inspiriamo, cerchiamo di riempire i polmoni, di sentire il respiro che in una qualche maniera riempie il nostro corpo, come se lo facesse diventare rotondo. E teniamo il più possibile il respiro pieno. Quando poi abbiamo voglia di espirare, lasciamo andare il respiro dalla bocca. E quando espiriamo, lasciamo anche che il corpo si abbandoni. Inspiro per riempire. Ancora una volta, inspiro, riempio il corpo, espando il respiro ai lati, come se volessi percepire che ogni parte del mio corpo appoggia a terra. Inspiro, tengo il respiro, riempio i polmoni, rimango qualche istante senza sforzare, solo con la sensazione di espandere, allargare. E poi espiriamo, lasciamo andare il respiro dalla bocca, lasciamo sciogliere qualunque tipo di tensione. Con il prossimo inspiro allungo le braccia, porto le braccia oltre il capo. Se non riesco a stendere e appoggiare le mani a terra, posso prendere una coperta o un cuscino e portare i polsi e appoggiare le braccia. Così che quando inspiro allungo le braccia, ma nello stesso tempo le spingo verso il basso.
Riempio il corpo, riempio i polmoni, allargo, bene il respiro. Ed espirando lascio andare le braccia, le gambe, il viso, la bocca. Inspiro, tiro, espiro. Una volta inspiro, questa volta tiro anche le gambe, pianta dei piedi a martello, allungo, cerco di rimanere lo stesso con la zona lombare, non troppo inarcata, non esagero la curva lombare, mi serve per allungarmi, tiro, lascio andare. Mi allungo, espiro per lasciare andare, riporto a terra le braccia, piego le ginocchia e spalanco la bocca come se volessi urlare, perché alla base del collo e alla base della mandibola molto spesso ci sono tensioni, quindi allarghiamo. E poi molto dolcemente incomincio a muovere le gambe, un po' a destra e un po' a sinistra. Non è un movimento in realtà che parte dalle gambe, è come semplicemente se io volessi portare la mia attenzione alla pelle della zona lombare. Quando le gambe si spostano verso sinistra, la mia attenzione, la mia percezione va alla pelle della schiena, che premerà un pochino di più a sinistra e quasi si alleggerisce a destra. E così quando cambio e porto le gambe a destra, sento la pelle della schiena un pochino che preme di più a destra e si solleva a sinistra. Ma in realtà è quasi impercettibile. In realtà è un movimento che ci consente di ammorbidire la zona del bacino. È come se volessimo coccolare il nostro addome e gli organi interni. E respirate normalmente. Allungo le gambe. E i palmi rivolti verso il cielo. Ancora inspiro ed espiro qualche istante. Cerco di anche di ammorbidire la pelle del viso, di stendere la zona tra le sopracciglia e anche di lasciare andare la lingua che normalmente rimane attaccata al palato, lasciatela scivolare verso il basso. Potete separare un pochino le labbra in modo da mantenere morbida la gola, morbida il collo, morbida le spalle. Respiro.
lentamente pieghiamo le nostre ginocchia e ruotiamo su un fianco. E con la mano ci aiutiamo per sollevarci. Bene. Ora che abbiamo incominciato ad ammorbidire il nostro corpo, incominciamo ad entrare nella pratica delle asana, del restorative, e quindi portiamo i nostri mattoncini o appunto i nostri cuscini a T. Quindi mattoncino in alto, lo possiamo anche portare un pochino più sollevato, invece quell'altro è perpendicolare. Portiamo i nostri due cuscini. Vedete, come se fosse una specie di sdraietta, ok? Una sdraietta di quelle per prendere il sole. E portiamo prima il nostro fianco sinistro attaccato al vostro cuscino. Non lasciate troppo spazio, perché quello che deve succedere è che il vostro corpo si appoggi e resti comodo appunto ai cuscini. Portiamo il fianco sinistro, le gambe sono piegate in modo abbastanza naturale, e quello che cerchiamo di fare, se è possibile, se no non vi sforzate, trovate una situazione e una posizione intermedia, inspirare, ruotare il busto e cercare di portare il centro del petto in appoggio ai cuscini, lentamente. E una volta che avete trovato la vostra comodità, se avete il fianco sinistro, è la tempia sinistra che si appoggia. E rimanete così, l'addome rimane appoggiato. Le gambe possono anche avere un sostegno sempre della vostra coperta. Rimanete in questa posizione. Inspirate ed espirate. Lasciate che il vostro corpo possa sentire l'appoggio e il sostegno dei vostri cuscini. Rimanete in questa posizione, vi dirò io quando cambiare lato. Quello che potete sentire è lentamente che il vostro corpo, sentendosi supportato e sostenuto, è in grado di lasciarsi andare, è in grado di fidarsi ed è in grado quindi di abbandonarsi. E questo abbandono lungo tutta la pratica e la possibilità di ascoltare il proprio respiro ci dà la possibilità in realtà di andare a sciogliere le tensioni più profonde e in una qualche maniera anche a abbandonarci e a lasciare proprio che quindi in questa posizione il nostro respiro possa fluire più liberamente possibile. Sentite l'appoggio e apprezzate la quiete di questo istante. E se durante la pratica la vostra mente viene distolta e qualche pensiero magari può subentrare e insinuarsi, invece di cacciarlo, provate semplicemente a concentrarvi, a percepire l'appoggio del vostro corpo al supporto. Cioè nell'esatto punto in cui il vostro corpo fa esperienza, sente, è lì che noi possiamo portare la nostra attenzione e in una qualche maniera rimanere, portare il respiro. Qualcosa di molto più esperienziale, cioè sentiamo proprio l'appoggio, dove il corpo sente e riusciamo poi a tornare. Anche con il pensiero, con il ricordo.
Quindi sentiamo semplicemente l'abbandono, sentiamo il sostegno e respiriamo in questa posizione. Sentiamo che lentamente le nostre spalle si ammorbidiscono e cadono lentamente verso i lati del cuscino. L'addome che appoggia comunque al cuscino morbido, e mano a mano che respiriamo è come se potessimo massaggiare gli organi interni col respiro e l'addome che preme al cuscino. Stacco la lingua dal palato, lascio la bocca socchiusa. Andare alle gambe, respiro ed espiro. Sento l'appoggio del corpo al cuscino. Lentamente appoggiando le mani più o meno sotto le spalle, mi aiuto con le braccia per sollevarmi. Posso tenere gli occhi chiusi perché quello che devo fare è ruotare intorno al mio asse e ovviamente andarmi a portare dall'altra parte. Quindi sarà la gamba destra in appoggio ai supporti, la coperta tra le gambe se mi fa piacere. Inspiro per sollevare il busto, lentamente scendo con il centro del petto in appoggio ai miei cuscini e la tempia destra. Rimani in questa posizione. Senti sempre l'allungamento e l'abbandono del tuo corpo. Lascia andare le spalle, lascia andare la gola. Sposta la lingua in fondo al palato. Separa leggermente le labbra. Lascia andare le gambe, cerca di sciogliere, abbandonarti. Respira. Il sostegno della terra e lascia che il tuo corpo possa abbandonarsi e fidarsi.
e lentamente appoggio ancora le mani sotto le spalle e aiutandoti con le braccia ti sollevi e ti porti questa volta con la zona del sacro in appoggio sempre al cuscino. E qui puoi avere o i due mattoncini o banalmente anche soltanto una coperta che ti possa sostenere il lato delle gambe. Porti la pianta dei piedi una contro l'altra e lentamente scendi e abbandoni la colonna vertebrale ai cuscini. Senti come tutto il corpo aderisce ai supporti. E se senti troppa tensione all'interno, delle cosce, puoi portare la pianta dei piedi un pochino più verso la fine del tappetino in modo tale che l'apertura risulti meno intensa. E apri pure le braccia se ti fa piacere, altrimenti le puoi tenere appoggiate all'addome e lascia però che le spalle possano scendere e ammorbidirsi. Ancora una volta stacca la lingua dal palato e lascia che le labbra si socchiudano leggermente, così come puoi sentire il cuoio capelluto che scende verso il basso e la pelle del viso che cade verso il basso e il petto che si apre. Rimanere in questa posizione molto più a lungo se lo desideri. Altrimenti avvicini le ginocchia l'una all'altra con i piedi appoggiati a terra. Disposti su un fianco e aiutandoti con le braccia ti sollevi. E andiamo semplicemente a girarci, togliamo i mattoncini o i cuscini che abbiamo portato sotto. Avviciniamo
avviciniamo nuovamente la pianta dei piedi e questa volta portiamo abbandono in avanti. Può darsi che ti serva un maggiore sostegno, allora puoi prendere la coperta che avevi per portarla vicino il corpo e abbandonarti in avanti. Sentiti, trova una dimensione, una distanza comoda. Forse hai bisogno di qualche altro cuscino in modo tale che tu ti possa abbandonare totalmente. Puoi scegliere tu se portare una tempia o una fronte. Palmi delle mani sono rivolti verso l'alto e non devo sentire tensione alla zona lombare, devo stare più comoda possibile, sempre abbandonata. E i palmi delle mani sono rivolti verso l'alto. E ancora una volta rimango in ascolto del mio corpo abbandonato ai supporti e del mio respiro che massaggio il mio corpo. Con la lingua dal palato. Si è appoggiato un lato del viso, cambio lato. Lentamente sollevo, tolgo i cuscini che non mi servono, sposto quello che ho sul tappetino e mi sdraio a terra. Per andare in Shavasana. Se ti fa piacere, puoi portare un cuscino sull'addome e una copertina bassa sotto la testa.
sento l'appoggio del corpo a terra. Sento il respiro. Stacco la lingua dal palato e la lascio cadere in basso. Ammorbidisco la gola, la bocca. Ammorbidisco la pelle del viso. Morbido l'addome, lascio cadere a terra pesantemente il mio corpo. Respiro. Lentamente, se voglio uscire dalla posizione, incomincio a muovere un pochino le dita dei piedi, delle mani. Molto dolcemente muovo un pochino il capo a destra e a sinistra. Posso stiracchiarmi un po' come mi piace e piegare le ginocchia e portare la pianta dei piedi a terra. Allungare un braccio sinistro, arrotolare sul fianco sinistro e rimanere qualche istante in posizione fetale. Poi dolcemente appoggiando la mano destra mi aiuto con le braccia per sollevarmi e portarmi in una posizione comoda. Glutei appoggiati a terra. Se ho il mattoncino o altrimenti il cuscino appunto, porto davanti, espirando, vado ad appoggiare la pelle della fronte al mattoncino e rimango qualche istante con la pelle della fronte più o meno appoggia nello spazio tra le due sopracciglia e cerco di far andare la pelle verso il naso, non verso l'alto,
quindi scende verso il basso in modo che cali un pochino la mente. E se siete scomodi potete alzarvi ovviamente, sempre trovare la vostra distanza, la vostra comodità. Lasciate andare le spalle, lasciate andare le braccia e sentite semplicemente l'appoggio della fronte a supporto. Rimanere qualche istante ancora, altrimenti vi sollevate. Respirate. Inspiro per allungare ed espiro per abbandonare. Inspiro per allungare. Espiro per lasciare andare. Un'ultima volta inspiro. Ed espiro.